È tornato ancora una volta a trovarci qui nei nostri studi televisivi il giovane cantautore toletinate Gianluca Buresta. Con te Gianluca parliamo del nuovo e ultimo singolo che si intitola Non puoi. Cosa racchiude dentro? Un testo carico di emozioni, sensazioni e tue impressioni personali. Vuoi parlarcene? Sì, Non puoi è l'ultimo, il mio ultimo singolo, uscito lo scorso 12 gennaio del 2018, che vuole un po' essere un periodo di transizione tra i miei primi due album, quindi Necessaria partenza, L'essenza delle cose, un po' tutti anche i lavori che ci sono stati in quel periodo. E un nuovo brano con nuove sonorità, con una carica totalmente diversa, come molti anche avranno notato, una nuova produzione e nuovi stimoli anche per parlare di tante cose. In musica, per fortuna, possiamo lasciarci andare, insomma, e parlare di tutto quello che è la nostra vita, e le nostre emozioni, insomma, i sentimenti, di tutto e di più, ecco, quindi questa è sempre l'ottica con la quale porto avanti questo percorso. Cosa si evince dal testo che tu stesso hai scritto? Allora, il testo è un testo molto molto diretto, a differenza di alcuni dei miei brani precedenti. È un testo che va subito dritto come dire, al sodo, se vogliamo. Anche la durata è un po' insolita, perché quando ho iniziato le durate erano molto più cioè, duravano molto di più le canzoni. Adesso siamo sotto ai 3 minuti, quindi non mi aspettavo una canzone così breve. Poi in studio abbiamo visto che la cosa poteva funzionare. Dice, perché non lasciamo il brano così com'è? E così è rimasto. Però ecco, sono molto contento e soddisfatto del lavoro. È uscito anche il relativo videoclip che sarà in programmazione proprio da quest'oggi anche sulla nostra emittente. Quali sono stati i commenti, tanti che hai ricevuto sui social, da chi ti conosce, ma anche da chi sta imparando a conoscerti ora? Il videoclip è stato realizzato da Remo Fiore, che saluto se l'ascolto. E sì, è un video che mi sta dando molte soddisfazioni, perché è abbinato alla canzone stessa, quindi all'audio. Sicuramente penso sia autentico perché comunque rispecchia molto anche il testo. Perché ti senti di consigliare di ascoltare Non puoi a chi ci sta ascoltando? Ah, bella domanda. Sicuramente a chi, ma magari a chi ha un periodo riflessivo nella propria vita, quindi chi segue periodi che non, di cambiamento, di forte cambiamento, dove magari non sai bene dove si sta andando, no? Non puoi, è nata un po' così, guardandomi dentro, quello che poi ho capito una volta scritto il testo è proprio questo. Non puoi ricordarti solo.